Ci sono luoghi che sono stati concepiti per stupire il visitatore e avvolgerlo nella bellezza e nell'arte. Il Palazzo d'Estate di Pechino rappresenta un esempio di grande importanza dell'antica arte cinese di combinare nel paesaggio natura e cultura. Ferrara, con le sue delizie estensi e il delta del Po, illustra in modo eccezionale l'influenza della cultura del Rinascimento sul paesaggio naturale. Il centro storico, già riconosciuto patrimonio dell'umanità nel 1995, testimonia ancora oggi lo sviluppo urbanistico del Rinascimento italiano ed è valso alla città il titolo di prima capitale moderna d'Europa. La visione dall'alto, a partire dal Castello Estense, ci dà l'idea dello studio razionale e scenografico che ha guidato la progettazione di questa città. L'addizione erculea, ovvero l'ambizioso progetto di urbanizzazione che ha ridisegnato la struttura della città dalla fine del XV secolo per iniziativa del duca Ercole I d'Este, è fruibile ancora oggi dagli abitanti di Ferrara, che amano attraversarla con le loro immancabili biciclette. Merita una visita particolare il Museo della Cattedrale, dove sono esposti alcuni capolavori, come le antiche ante d'organo di Cosme Tura e la Madonna della Melagrana di Jacopo della Quercia. Un'altra parte importante del disegno del paesaggio degli Este erano le cosiddette delizie. A Ferrara, la delizia indica storicamente un'abitazione principesca, aperta alla vita di corte e caratterizzata dal legame tra natura e artificio, quindi prevalentemente intesa come luogo di piacere e di svago. Nel centro della città, ancora ben conservato e visitabile, si può incontrare uno degli esempi più noti, Palazzo Schifanoia. Il palazzo venne eretto per Alberto V d'Este nel 1385. In seguito, Borso d'Este lo trasformò e lo fece ampliare, e il nome che venne scelto, che allude appunto allo schifare la noia, intendeva sottolineare la sua funzione presso la corte degli Este quale edificio destinato al riposo e all'intrattenimento. La facciata è caratterizzata da un grande portale marmoreo scolpito, risalente al 1470, e sopra la porta d'arco si trova un grande stemma estense. Nel palazzo si possono ammirare gli affreschi del Salone dei Mesi, tra i cicli pittorici più importanti del 400 italiano. Il progetto fu affidato all'astrologo e bibliotecario di corte Pellegrino Presciani, e ad eseguirlo furono chiamati i pittori della scuola ferrarese, tra i quali Baldassarre d'Este, Ercole De Roberti e Francesco del Cossa. La grande sala era concepita per colpire il visitatore, che entrava, accompagnato a lume di candela, in un'atmosfera nella quale spiccavano, nella penombra della luce fioca, le costellazioni. E poi, una volta aperte le grandi finestre scorrevoli, gli ospiti vedevano apparire davanti a sé l'intera opera nella sua grandiosità. Bisogna immaginare questo palazzo come particolarmente stupefacente anche per la sua decorazione esterna, oggi perduta, che già presagiva le meraviglie che attendevano all'interno. L'architettura a scopo culturale ed intrattenimento degli ospiti è uno dei fili che legano Ferrara al Palazzo d'Estate. Nella periferia occidentale di Pechino esiste un parco imperiale, grande oltre 3 km quadrati, che integra la grandiosità dei giardini imperiali e le principali caratteristiche dei giardini privati, sia del sud che del nord della Cina. Viene considerato il maggiore giardino imperiale cinese e anche quello conservato meglio fino ad oggi. Prima dell'ascesa al trono, l'imperatore Qian Lan della dinastia Qin aveva già costruito, sempre in quest'area, 4 giardini imperiali. Nel 1750, per fare un regalo a sua madre, l'imperatrice Chongqing,
lo stesso imperatore investì 224.000 chili di argento, la valuta cinese del tempo, per convertire questi quattro giardini in un unico complesso di giardini imperiali, che copre gli attuali parchi Xinghua e il Monte Fragrante. In seguito, l'imperatore Wanshu fece ristrutturare l'area, battezzando il nuovo complesso come Giardini Palazzo d'Estate, un luogo che sarebbe stato dedicato all'intrattenimento della famiglia e della corte imperiale. Questo grande complesso viene anche definito Museo dei Giardini Imperiali, perché basterebbe una passeggiata di un giorno per ammirare qui riassunte tutte le bellezze architettoniche della Cina. L'area dei giardini è composta principalmente da due parti salienti, la collina della longevità e il lago Kunming. L'area della collina della longevità compone l'asse del giardino, dove si incontrano la torre buddista dell'incenso, la sala della virtù e dello splendore, la sala delle nuvole e la porta delle nuvole. Gli assi simmetrici sono una tipica manifestazione dell'equilibrio proprio dell'architettura classica cinese. Ed è ai piedi della collina che il visitatore, con grande meraviglia, può scoprire una galleria coperta di oltre 700 metri, il lungo corridoio, il più grande di tutti i giardini imperiali e conosciuto come il primo corridoio del mondo. Sulle sue arcate coloratissime si contano oltre 14.000 dipinti di vario stile e contenuto, tra paesaggio, fiori, pesci, uccelli, insetti e riferimenti alle storie classiche. A nord della collina della longevità si intravede un complesso architettonico in stile tibetano, il cui edificio principale è chiamato Mare della Saggezza. Si tratta di un tempio buddista fatto totalmente di mattoni e pietra, senza nessuna traversa, il cui esterno è ornato con raffinatissimi smalti, gialli e verdi. A est del giardino, poi, si incontrano palazzi e uffici, organizzati in cortili quadrati tradizionali del nord della Cina. La sala della pietà e della longevità era proprio dove l'imperatrice Cixi e l'imperatore Wanshu trattavano gli affari politici e incontravano ospiti stranieri. Il teatro nel giardino della virtù e dell'armonia fu costruito in concomitanza con il 60° compleanno dell'imperatrice Cixi, appassionata dell'opera di Pechino. In provincia di Ferrara e parte del patrimonio UNESCO, Comacchio è la città simbolo del Delta del Po. Nata come centro lagunare, l'insularità di Comacchio ha avuto fine nel 1821, quando venne costruito il terrapieno stradale che la collega alla terraferma. La vista più nota del luogo è quella del complesso architettonico dei Tre Ponti. Creato nel 1634 dall'architetto Luca Danesi, è costituito da 5 ampie scalinate, 3 anteriori e 2 posteriori, culminanti in un piano di pietra d'Istria. Affacciati sul mare, i 7 lidi di Comacchio sono la parte più interessante dal punto di vista naturalistico del Delta del Po. Il lago Kunming è un bacino artificiale voluto dall'imperatore e copre approssimativamente 3/4 dell'intera superficie dell'area in cui si trova il palazzo imperiale. Non è molto profondo ed è particolarmente adatto ad essere solcato con una piccola imbarcazione per godere della vista del paesaggio circostante scivolando sulle sue acque. Il lago è attraversato poi da un grande ponte, formato da 17 archi. Oltre alle architetture delle varie località cinesi, da nord a sud, il Palazzo d'Estate ne vanta anche una di ispirazione occidentale. La nave del sollievo e della purezza, in marmo realizzata su 2 piani, è caratterizzata da pavimento e vetri colorati e ricercati rilievi su mattone. Ogni anno, intorno al solstizio d'inverno, le aperture del ponte vengono illuminate dalla luce del tramonto ed è una vista che compare solo una volta l'anno, un ultimo tocco romantico degli antichi cinesi che progettarono questi bellissimi giardini imperiali.